Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera. 2-1 oggi con la Bagnarese, vicini ai playoff. Chiaramente oggi la Cittanovese vi ha dato pure una mano, alla portata ancora, oppure insomma lo stop che c'è stato, mi pare, settimana scorsa, giusto? Causa praticamente ha tolto le speranze, ecco, un attimino. Le speranze indubbiamente si sono ridotte di molto con la sconfitta di Soriano, però finché noi ci siamo detti in questa settimana che finché la matematica non ci condanna ci dobbiamo tentare fino alla fine, perché è d'obbligo per quello che abbiamo fatto quest'anno, e quindi abbiamo deciso con la squadra di affrontare una partita alla volta. Noi non dobbiamo fare 12 punti, ma nelle ultime 4 partite li abbiamo fatti, ma abbiamo fatto 3 punti. Quindi adesso dobbiamo andare a giocarci a San Giuseppe un'altra sorta di spareggio e sperare di far risultato pieno e vedere che cosa fanno, sì, gli altri. Oggi si aspettava questo stop del San Giuseppe e anche del Soriano. Vabbè, l'Ocri San Giuseppe era uno scontro diretto, in pratica si giocavano quasi il secondo posto, e l'Ocri si sa che di fronte a un pubblico importante voleva far sua questa partita e ci è riuscito. Io ho detto già settimana scorsa che peccato che una resti fuori, perché queste 5-6 squadre che stanno lottando quest'anno, sì, hanno una media punti altissima. L'anno scorso la quinta è stata la Reggio Med, che ha fatto i playoff con 46, e noi già siamo a 48 oggi, e molto probabilmente resteremo fuori, oppure resterà fuori una squadra a 55-56 punti dai playoff. Sì. Quindi le prime 5-6 formazioni hanno fatto un campionato di alto livello e si sono distinte rispetto alle altre per punti e per gioco e per, diciamo, per squadre, per competitività delle proprie compagini. Peccato che una rimanga fuori, noi volevamo toglierci questa soddisfazione, abbiamo ancora la possibilità e non lasceremo nulla di intentato per arrivarci. Certamente saranno fondamentali queste due gare con San Giuseppe e Reggio Mediterranea. Sì, abbiamo questi due scontri diretti con San Giuseppe e Reggio Med, e dobbiamo per forza fare il massimo, una partita alla volta, come dicevo prima. Sì. E poi alla fine faremo i conti. Lei come vede i ragazzi? Insomma, sono scarico, credono, anche a livello fisico. Ecco, visto che si arriva a fine stagione, si soffre un attimino. Indubbiamente nel primo tempo la squadra era un po', diciamo, sottotono, ma più che un calo fisico, cioè più che un calo mentale, è stato forse il primo caldo, che oggi faceva un po' caldo all'inizio della partita, che ha un po', diciamo così, intontito i ragazzi. Poi nel secondo tempo ci siamo detti negli spogliatoi che se vogliamo rendere vivo quest'altro mese e non andare in vacanza prima, dovevamo cambiare registro, e così è stato, e la squadra ha fatto bene nel secondo tempo, seppure è stata raggiunta dopo essere passata in vantaggio, però poi ha avuto la forza di riproporsi e di ottenere il 2-1 che ha portato la vittoria. I ragazzi ora devono crederci per forza, cioè c'è questa partita che è come la finale, e loro devono prepararsi benissimo questa settimana, perché se vinciamo a San Giuseppe diciamo che le nostre chance tornano aumentano, ad essere, sì, importanti, certo, aumentano di parecchio, sì. Quindi una partita alla volta, vediamo quello che riusciamo a fare. Bene, bene, in bocca al lupo anche a mister Nocera, perché dovrà lavorare anche sull'aspetto mentale, ecco, della squadra, non solo su quello fisico, tattico. Assolutamente. Lui è capace, insomma, in queste missioni, diciamo, importanti. Non abbiamo dubbi sulle qualità del nostro allenatore, quindi speriamo che
riesca a trarre il massimo da tutti i ragazzi. Sì, sì, ma no, non solo l'aspetto ecco, tecnico, nessuna, per carità, proprio il fatto che lui poi è stato uno di quelli che quando scendeva in campo caricava i ragazzi e li trascinava, no? Verso le vittorie con la Nuova Gioiese, ma penso che lei ha avuto modo anche di vederlo con la sua squadra, anche a bordo campo, trascinarli proprio i ragazzi. Quindi questo punto di vista. Ovviamente non stiamo qui a scoprire le qualità di Nociera. Sì. Oltre al lavoro tecnico che fa, è un motivatore, i ragazzi lo seguono, quindi è un allenatore che io ho ribadito più volte che è di un'altra categoria. È troppo per l'Adelese, sì. Diciamo, è troppo poco per questa categoria, cioè meriterebbe senza dubbio altre categorie. Presidente, vuole dire qualcosa sulla Cittanovese che oggi ha vinto il campionato? Ma senza dubbio faccio gli auguri alla Cittanovese, che è la squadra che si presentava in arte di partenza come la più forte, e così ha dimostrato di essere sul campo. È sempre difficile, malgrado l'organico importante che aveva questa squadra, ma è sempre difficile mantenere il pronostico di chi deve vincere per forza. Loro lo hanno fatto bene, soffrendo in qualche frangente, ma non mettendo mai in dubbio la leadership di questo torneo, quindi è giusto così. Io dico, tra virgolette, per noi che siamo dietro, peccato che sia stato un anno in cui c'è stata questa super corazzata che ha ammazzato il campionato, altrimenti avremmo assistito a un campionato lottato fino all'ultima giornata da parecchie formazioni. Però è bene ci sia, è bene che questa squadra abbia fatto quello che ha fatto e che è andata in eccellenza meritatamente. Tutti gli auguri per il proseguio, perché so che la dirigenza e la città di Cittanova vuole ambire a tornei ancora più importanti, sì, dell'eccellenza, quindi mi auguro per loro e per il calcio che continuino su questo trend che hanno iniziato l'anno scorso. Bene. Attendendo l'Adeliese, presidente, o è passato l'entusiasmo completamente? No, un po' sotto sotto, dai, lo stimolo c'è. Lo dico, l'entusiasmo è svanito completamente, no? Attendendo l'Adeliese anche in eccellenza, questo volevo dire. Attendendo l'Adeliese in eccellenza non credo sia possibile. Quest'anno no. Quest'anno, a meno che i ragazzi non facciano il miracolo che noi... Per i playoff. Poi sono valutazioni che si faranno in seguito, sì, anche se mi sembra difficile che si possa fare squadre di un certo tipo per tutta una serie di ragioni per cui abbiamo già parlato, sì, un ampiamente. Po'. Sì. E perché poi soprattutto dal punto di vista economico non ci sono davvero più le condizioni, tante risorse, condizioni per fare questo tipo di sforzi. Adesso noi vogliamo divertirci fino alla fine di questa stagione, come ci eravamo prefissati di fare. E poi... è stata condita da troppe amarezze forse questa stagione dal punto di vista sportivo, ma cerchiamo di fare il meglio fino alla fine e vediamo se riusciamo a toglierci questa soddisfazione, altrimenti tireremo le somme a fine anno e ripartiremo vedendo dove possiamo arrivare. Bene, grazie presidente, alla grazie prossima, buona serata.